Salve a tutti gente, bentornati qui a un nuovo episodio di Blank Dream. Dunque, dopo giganteschi spaventi allucinanti che mi sono presa come un so che cosa, andiamo avanti e a scoprire il nuovo pezzo delle memorie di Mishi, come cazzo ti chiami? Mishiro. Ok. Guarda dentro, vai. Proviamo a vedere cosa c'è di bello da sapere. Un mese fa, a Secret Base. Che succede? Ehi, Mishiro, benvenuta nel mio alitier. Alitier sembra più una specie di baracca. But this is yours. È quello che ti hanno lasciato i tuoi, forse? Non so. Dai, su via. Di certo non lascerò che qualche tipo di manager, credo, venga a parlarmene così di questo posto. Non saprei, spero. Senza che la realtà ti tenga giù, ti faccia sentire giù, credo. Cose che non sono reali o che se ne sono andate possono tutte vivere attraverso l'arte, più o meno. Spero di non aver detto cagate allucinanti. Speriamo. E che cacchio! Avevo una sorella più grande, sai? Avevi? Già, non più. È stato più o meno quando avevo 7 anni. Una ragazza. Se n'è andata quando aveva 7 anni. Una ragazza. Il corpo di una ragazza è stato trovato nel lago di Mirror Lake. Ah, quando io avevo 7 anni è stato trovato il corpo di una ragazza nel Mirror Lake. Che è stato un... dallo stato del cadavere è stato concluso che in pratica era stato un crimine, era stata uccisa, ma non avevano catturato nessun criminale. E... sì, quella ragazza era mia sorella. E quel giorno che ho incontrato te a Mirror Lake era il giorno della sua morte. Così, dopo aver visitato la sua tomba, sono andato al lago. Quindi è questo che era... Eh sì, è così. Eh sì, bene, come posso spiegartelo? Ah, quando sono arrivato lì, ok. Una ragazza... poi ti trovo lì, una ragazza tutta sola, con la sua Amanda, con la sua mente... che nella mia mente sembrava mia sorella, ricordare mia sorella, molto mia sorella, e allora ti ho chiamato. Ah, ecco perché. Vuoi dire me? Sì, apparentemente mia sorella usava a stare molto... nei pressi o comunque vicino, dentro nel Mirror Lake, poco tempo. Tu sembreresti avere un'attitudine molto simile. E non sorridi mai. E non sorridi mai. Brutta cosa non sorridere mai, ragazzi, eh? No! Scusate. Io sembra avere una simile attitudine, non sorridi mai, e sembra che niente possa divertirti. Ascolta, è vero. Attualmente ho una richiesta, Mishiro. Vorrei chiederti una cosa, Mishiro. Devo chiederti una cosa, Mishiro. Ecco, esatto. Ma porca di quella miseria. Ti andrebbe di fare la modella per me? Modella? Per un dipinto? Sì. Vorrei preservare la trascendenza di mia sorella. Va bene. Io potrei vederla in te, in un dipinto. Mi sembra grandioso se tu mi dessi un sorriso carino anche. Non cambierebbe. Questo è vero, penso di sì. Bene,
Se non ti dispiace, vorrei chiederti che tu ti sieda lì. Sarebbe carino se tu mi lasciassi consultare la tua faccia mentre dipinto. Guardare la tua faccia mentre... Consultare la tua faccia mentre dipingo. Ecco. D'accordo, questo va bene. Grazie. Mi aiuterai veramente. Mi aiuterà veramente. Sono sicuro che è il fatto che ci ha fatto incontrare. Le memorie di mia sorella. E tu, proprio ora. Voglio disegnare queste due cose tutte assieme. Fai quel che vuoi. Questo è imbarazzante, un po' imbarazzante. Siediti lì. Su. Cosa stai facendo? Sembra un estintore, sembra molto vecchio. Quindi dove devo ficcarmi? Ah, ecco cosa riguardava tutto. Oh, ma avete notato che ci sono dei dipinti di un certo tipo qua? Come mi ammazzo? Oh, quello! È una sorta di ricordo di mia sorella. Comincio a collegare un po' di cose, gli ossacchiotti dipinti, tutte queste cose. Mi fai dipingere? E se andessi di qua? Un istintore deteriorato. Potrebbe essere rischioso ed esplodere. Sembra essere molto pericoloso. È l'unico modo per uscire dal ricordo e ammazzarsi. È veramente pericoloso. Usalo. Ok. Quindi mi ammazzo sostanzialmente. Quanto sta durando sta registrazione? 5 minuti. Mi sono ammazzata un'altra volta. Mishiro Kame è ritornata. E sta ancora davanti. Lei sente le sue ossa rompersi. Sente ancora le sue ossa rompersi dall'esplosione. Was Evan's touch in her face? Sì, dopo il nostro incontro al Mirror Lake, Hayato e io ci siamo incontrati occasionalmente. E quel giorno eravamo nella sua base segreta e ho sentito di sua sorella e sono diventata la sua modella. Questa persona, Hayato, ha un grande significato per me. A quanto pare sì. Credo... manca ancora qualche pezzo, ovviamente. Ok, siamo ancora qua dentro, quindi rimaniamo qua. Ci siamo salvati? Sì. Ho paura. Ho paura. Ma io cosa devo fare qua? Cosa devo stare? Cosa devo fare? Vediamo un po'. Merda, 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 merda. Che spavento. Ok, qui però sembra che è stato fatto, come potete vedere. Quindi siamo a posto. Uno è andato. È successo qualcosa qua? Puoi dirmi qualcosa, signor? E tu? Come stai? Nelle profondità dei Riani. Vi sono sempre stata lontana perché vi sono molti spiriti maligni. Saliamo qua.
Nuovo. Ok, perfetto ragazzi. Adesso cominciamo quell'altro, va. Questo che cos'è? Reame della morte. Reame della morte, yeah. Yeah. Qui ci sono andata. Reame degli spiriti. Vediamo un po'. Ah. Siamo entrati lì e qui una chiave d'oro. Questa cos'è? Ah, questo cos'è? Reame dell'amore. Una calda illusione di morte. Oh cacchio. Molto bene. Salve. Bonjour, mi do Remy. Oh mio Dio. Desidera partecipare al sorriso screpolato party, signora? Sì? I see, but madame, your face is too stiffy. Deve dare... cracked smile dinner party. Quindi dobbiamo sorridere. Se voler partecipare, forse dovrebbe trovare l'anima del sorriso e lavorare sul suo sorriso, signorina. Quindi... Ok, credo di dover andare di qua. Ok, salviamo qui, va. Ciao, bello. Mi do re mi. Sing. Voglio qualcosa di dolce. Non vuoi incontrare l'anima sorridente? Sono qui, ma... Ma non posso lasciarti andare liberamente. È la mia... Staff. No, non ho niente da offrire in tributo. Mi dispiace. Per il momento non ho niente da offrire in tributo. Quindi andiamo qui. Cos'è sto posto? Ok, devo far suonare questi cosi. Dove siamo? Va bene, ok, d'accordo. Ok, va bene. Come vuoi, mia cara. Quindi, lasciamo stare quella cosa là, va. Finché sono qui. Oh. Cosa cazzo? M'ha buttato per terra! Quindi, non passiamole davanti. Non rompiamo le palle alla delle zucche. Una donna casualmente seduta lì, che prima mi ha buttato per terra. Prendiamolo. Sai che facciamo adesso? Oh! Si è mossa. Questo è il reame dell'amore, ragazzi. Capito? L'amore. L'amore. Dov'è la bambola? Immagino di dover usare il martello, ragazzi, eh? Quindi proviamo col martello, ok? Usiamo. Sono morta, eh? Sono morta. Sono morta. Sì, sono morta. Quindi devo andare da qualche altra parte, vediamo, così. Cosa stai facendo? Cosa vuoi da me? Mi segue? Vieni qua. Ah, ho bisogno di un... Allora, sentiamo qua. Stai ferma lì che vado a vedere. Mi do re mi do. Mi do re mi do.
Tommy. No, aspettate, sto sbagliando. Mi. Mi. Do, re, do, mi. Ma lo faremo nella prossima parte. Quindi, se vi è piaciuta questa parte, ragazzi, lasciate un mi piace, un commento. E ci rivediamo di nuovo nel reame dell'amore. Yahoo!